Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un nuovo torneo, il torneo di Polesella. A breve vi andremo a svelare la squadra. Intanto iniziamo con le qualificazioni e vedremo dove riusciremo ad arrivare. Speriamo di arrivare fino alla fine del torneo. Eh sì, speriamo riusciate ad arrivare alla fine di questo torneo, di questa bellissima competizione. Tra l'altro ci sono tantissimi ex Balsa oggi che daranno man forte, ma dopo andremo a dirvi quelli che scenderanno in campo quest'oggi. Abbiamo aspettative alte. Oggi l'obiettivo qual è? Oggi l'obiettivo è vincere, abbiamo una squadra secondo me competitiva, quindi vediamo, dai, io ci spero. Fre! Sì, tra l'altro sicuramente oggi è un torneo anche un po' più complicato rispetto a quello di Gatteo Mare. Avete una squadra secondo me anche molto più forte sul campo, vedremo se poi dimostrerà di esserlo. E sicuramente anche rispetto allo scorso anno, noi questo torneo abbiamo già fatto insieme l'anno scorso. Siamo comunque arrivati anche abbastanza avanti, non l'abbiamo vinto. Però quest'anno c'è un'altra possibilità. Sì, la squadra è completamente diversa, siamo molto più forti, quindi vediamo, dai, secondo me possiamo arrivare fino in finale. Tra l'altro oggi ragazzi sveleremo anche le nuove maglie Fabio Di Mauro Official, quindi rimanete aggiornati e se le volete, dopo vi facciamo sapere come fare. Sì, maglie bellissime, adesso andiamo a cambiarci e ve le faremo vedere sul campo. Allora andiamo per questo primo match di qualificazione. Oh, finalmente abbiamo trovato qualcosa per farti fare quest'anno, gambe. È lui o non è lui? Eccoci! Il mago! Ci siamo, no? Ma i gironi puoi giocare, per me le qualificazioni, se mi fai arrivare primo, le puoi giocare pure tutte. Perché io gioco due tocchi e non difendo. Perché questa squadra difendono tutti, vorrei capire chi è che difende qua. 600 euro per metterli, potevano metterli in montepremi. Dov'è? Ah, hanno pagato 600 euro per mettere il campo. Per mettere il campo 600 euro. Sì, non ce l'ho. È piastrellato, fa schifo, ci vuole un sacco. Scivoli sia con le lisce che con i tacchetti. Ha fischiato la scivolata. Ma non si può scivolare. Ci sono sti pregiudizi sul calcio 5 che dicono che se scivoli è fallo. Tutti gli arbitri un po' scherzo. Ma come non si può scivolare? Cioè Ivan Pozzi non può giocare. Eccoli, eccoli, bravo! E chi ci ha portato? La star è nel passeggino, la star è nel passeggino. Ciao di qui, ci fanno. Ma auguri, eh! È tutto pronto per l'inizio del primo appuntamento del torneo di Polesella. Le squadre iniziano a scendere in campo, come sempre scambio di mani. Poi si partirà per quello che è il primo match del torneo. Andiamo al testa, quello c'è il numero 21, Michelacci. Adesso vediamo anche quale sarà il quintetto iniziale per la squadra di Fabio e compagni, che prende il nome di FDM. Lo chiameremo così nel corso del torneo. Dall'altra parte invece troviamo gli Snack Bar. Dunque Fabio e Cioccia partono fuori e come primo quintetto ci saranno Di Bitonto, Pozzi, Ferrante, Michelacci e Calaia davanti. Torna Calaia, vediamo se riuscirà a mettersi in mostra con qualche magia. Calano sicuramente contraddistinto nel periodo del Balsa. E allora è tutto pronto, si parte per la prima partita. Pozzi al possesso. Apre da Michelacci. Si va dall'altra parte con Ferrante, che adesso può puntare il proprio avversario, prova ad andare via. Palla che è terminata tra i piedi di Bitonto. No. Ferrante, attenzione, Ferrante cerca già il tiro, trova l'intervento da parte del portiere, primo squillo però da parte degli FDM. Ferrante cerca fuori Calaia, non lo trova, arriva Pozzi, apre da Michelacci, uno contro uno di Michelacci che prova ad alzare il pallone, palla che rimane lì ancora, Michelacci verso la porta, parata con la testa, palla che rimane lì e termina in angolo. Altro intervento ottimo da parte del portiere che viene più colpito in questo caso, infatti un po' sofferente sul volto. Buona trama da parte di Michelacci. Era calcio d'angolo, palla dentro, allontanata da parte della retroguardia avversaria. Michelacci. Con calma, cerca spazi, si muove Pozzi che si apre sulla destra, riceve invece Calaia. Uno contro uno per lui. Calaia sfida, cerca il centro, poi deve scaricare, trova Pozzi. Pozzi può andare, Pozzi cerca la porta! Trova l'intervento del portiere. E poi spazzata per un'altra ripartenza e azione per gli FDM. Michelacci da Calaia. Ferrante, va via Ferrante, il mancino di Ferrante e arriva un'altra risposta da parte del portiere. Questo è un ottimo squillo da parte di Gigi Ferrante che va sul mancino, non è il suo piede ma non lo dimostra, calcia veramente molto bene. Calcio d'angolo ancora verso Ferrante, non riesce a trovare l'impatto con il pallone, quindi c'è la ripartenza per la squadra avversaria. La coglie Calaia, può andare Nick Calaia, lo scarico da Michelacci che può andare al tiro. Michelacci, altra risposta da parte del portiere, tentativi adesso iniziano a iniziare molti, gli FDM sono insistenti. Michelacci cerca l'interno, Michelacci prova ad andare sul mancino, poi trova una bella palla per Ivan Pozzi, palo, Michelacci si avventa sulla ribattuta del palo e trova la rete del vantaggio. Michelacci, lui che ha trovato un'ottima trama per Pozzi. Ivan ha colpito soltanto il palo, va a buttarla dentro, a togliere ogni dubbio, è lui il numero 21, Michelacci, 1-0, rinvio del portiere.
cerca il proprio pivot, che prova a fare da perno, a girarsi, a cercare la porta, cerca di far esplodere il tiro, poi scarico, parte la conclusione, arriva il palo dopo la deviazione di Gigi Ferrante, si riparte con il calcio d'angolo. Adesso però prova a reagire lo snack bar. Pozzi, Michelacci, ha tanto spazio Michelacci, se lo prende tutto poi va al tiro e non trova la doppietta, buono comunque lo spunto di Michelacci. Attenzione, adesso l'occasione per lo snack bar, il tiro è alto sopra la traversa, ma adesso i tentativi iniziano a diventare anche abbastanza perseveranti dall'altra parte dello snack bar. Palla alzata verso Calaia, non lo trova, lo cerca una seconda volta ma non lo trova nemmeno in questa occasione, quindi può ripartire lo snack bar, cerca l'interno, Cioccia chiude tutto. Palla che rimane lì, cerca lo spunto ancora una volta lo Zach Bar, chiude Fabio, palla che rimane lì, ancora lo Zach Bar insiste, non trova però la rete del pari, si riparte però con il calcio d'angolo e adesso però sale e non di poco lo Zach Bar. Palla dentro, deviazione, forse anche di Pozzi oltre che di Bitonto, palla che termina fuori. La palla al portiere che pensa al tiro, lo prova, deviazione da parte di Ciascia che per poco non mette in difficoltà di Bitonto. Che adesso ha pallone tra i piedi, Calaia deve cercare la sponda, poi prova a girarsi, fa da perno su se stesso, cerca uno spunto, palla dentro, trova il calcio d'angolo forse, non perché la palla è già uscita, quindi si riparte con il rinvio da parte del portiere. Bisogna vedere anche quella che sarà la tenuta fisica da parte delle due squadre, il caldo chiaramente è una componente interessante, attenzione adesso lo spunto! Dove adesso rimbastire è una situazione interessante, lo Zach Bar partendo dal basso, costruzione con cautela, Cioccia raccoglie, Cioccia va al tiro, palla che termina fuori, provato con il mancino, Cioccia, bello comunque il suo recupero. Da un portiere all'altro, di Bitonto, prova a servire Fabio che si è visto poco fino ad ora, Fabio trova Michelacci, Michelacci al tiro e trova il raddoppio, trova la doppietta e Michelacci che realizza il 2-0, ancora una volta lui, ancora una volta il numero 21, assist di Fabio ed è 2-0. Attenzione, palla alzata, ci prova adesso, il tiro verso la porta, di Bitonto una volta, di Bitonto due volte, palla che rimane lì, la palla che termina fuori, ma ottimo intervento da parte di Bitonto. Pozzi cerca Fabio che prova a girarsi, cerca lo spunto, riceve anche qualche calcio, il direttore di gara lo vede e segnala il calcio di punizione per FDM. Esce Ivan, entra Ferrante nel frattempo, che va a prendere momentaneamente la posizione di basso, Michelacci cerca lo spunto, non lo trova, adesso è una situazione interessante per lo snack bar, il tiro verso la porta, di Bitonto si oppone, di Bitonto bravo anche ad avventarsi sulla... palla che rimane lì, palla lunga, Michelacci non ci arriva, bravo, Di Bitonto sì, questa era la grande occasione, un'ottima palla da parte del portiere in casacca Bordeaux, bravo Di Bitonto, molto attento a respingere. Palla lunga, attenzione perché riceve qui lo snack bar, palla che termina sul fondo, forse anche barba al palo, palla che sì, termina appunto fuori sul lato destro, però questa è chiaramente un'ottima occasione per lo snack bar che adesso sta insistendo veramente con insistenza. Perseveranza però non riesce a trovare questo gol del 2-1 che riprende la partita. Ferrante verso la porta, bella palla da parte di Dibbi, bella la risposta da parte del portiere che riceve un altro colpo sul volto e questo fa particolarmente male, il tiro di Ferrante era veramente forte. Di Bitonto cerca Fabio, protegge il pallone, bravo Fabio a difenderlo, poi scarica da Ferrante e rallenta quindi anche un po' la manovra, però ha fatto bene, circostanza particolarmente complicata la sua, che comunque sta gestendo bene anche il caldo, non si è visto moltissimo in questa partita fino ad ora, però sta giocando anche una partita sporca. Ferrante va via, Ferrante trova dentro Fabio, no, e qui secondo me il passaggio di Ferrante non è neanche sbagliato, forse Fabio sbaglia il movimento qua perché va a cercare troppo il secondo palo, se in questo caso si fosse un po' centrato magari avrebbe trovato anche l'impatto con il pallone, possibile 3-0. Calaia, Cioccia da Ferrante che rischia ma riesce a tenere il pallone in possesso, ancora Ferrante, va da Fabio, che va da Calaia, dentro da Ferrante, qua capisce tutto in anticipo il portiere e si può ripartire con lo snack bar che riparte, attenzione adesso la palla dentro, sballata, si riparte con Di Bitonto, qua lo snack bar vanifica un buon contropiede, Di Bitonto guarda lontano per servire Ferrante, impatto con il pallone da parte del difensore, palla al portiere, Fabio riceve il pallone, Calaia però mette due mani sulla schiena dell'avversario e calcio punizione netto. Ora punizione per lo Zach Bar. Passaggio corto. Scambiano il pallone ai due compagni. Poi palla che termina fuori. Calaia vuole subito battere questa rimessa laterale perché capisce che potrebbe essere un potenziale pericolo. Trova Fabio. Conclusione con il mancino. Opposizione ancora una volta da parte del portiere. Primo tiro verso la porta da parte di Fabio. Ora si può ripartire. Ferrante lascia uscire il pallone. Ancora una volta molto attento Gigi Ferrante. Nicola Calaia. Si muove Pozzi che riceve, si aprono gli spazi, Fabio uno contro uno, va via Fabio, buono spunto, Fabio dentro verso Ferrante, palla che termina fuori, bella la giocata da parte di Fabio,
che adesso viene un po' a rifiatare, prendere ossigeno e si accomoda, non in questo momento in panchina perché si è già ripreso il gioco. Palla dentro, Calaia la recupera, Pozzi raccoglie, può gestire, situazione un po' complicata, Pozzi prova a gestirla, trova la rimessa laterale, palla dentro, attenzione, adesso può approfittare lo Zach Bar che trova il gol che apre la partita, trova il 2-1. In questo caso non si è mossa benissimo la difesa, Fabio deve uscire già da un paio di minuti, in realtà non ha mai trovato l'occasione per farlo. Adesso in questo caso sicuramente la difesa è un po' aperta. Gol del 2-1, partita tutt'altro che chiusa anche per quello che si è visto fino ad ora. Le occasioni per l'FDM sono arrivate, sono state sicuramente tante, non sfruttate tutte benissimo, ma anche dall'altra parte diversi legni colpiti e anche ottimi interventi da parte di Bitonto. Calaia, Michelacci si muove dall'altra parte, Calaia pensa anche di servirlo ma non trova lo spazio al momento giusto. Di Bitonto, Ferrante prova a scaricare ma non ci riesce, quindi può partire lo Snack Bar, Michelacci chiude, può andare da Ivan Pozzi, lo trova Pozzi dentro verso Gigi Ferrante che non ci arriva. Calaia raccoglie, prova lo spunto, bella giocata da parte di Calaia che poi perde il pallone, prova a recuperarlo, qualche calcetto con l'avversario, si prosegue, adesso può ripartire lo Zach Bar che ha diversi spazi, il tiro verso la porta, di Bitonto risponde e con un ottimo riflesso sventa il potenziale pareggio, palla alzata, Pozzi sventa il tiro verso la porta, raccoglie Michelacci che rischia con lo stop, rischia di perdere il pallone, Calaia ci mette una pezza e può ripartire, non trova lo spunto Calaia, subisce fallo e arriva anche il cartellino che a un momento era quasi rosso, giallo, ammonizione, non ci sono molti spazi, adesso può ripartire Michelacci, 2 contro 1, Michelacci prova a tirare, un po' egoista qua Michelacci, ha cercato di sfruttare il momento di Calaia, non è riuscito a usufruirne. Ancora Nicalaia, situazione un po' difficile, il portiere lo pressa, Calaia tiene il pallone e calcia verso la porta e il match si chiude qui con la vittoria da parte dell'FDM per 2-1, decide la doppietta di Luca Michelacci. Partita comunque abbastanza difficile questa per l'FDM che riesce a portare a casa il punteggio, il risultato il 2-1. Dunque si chiude il primo incontro con la vittoria dell'FDM, partita come dicevo anche prima non sicuramente molto facile, la componente del caldo si è fatta sentire, diversi cambi anche con diverse rotazioni, però ha gestito bene anche le forze fisiche dell'FDM che ha portato a casa i 3 punti. L'abbiamo fatto la squadra per vincere, ma non ti sei sbloccato la prima partita. Non mi ha bruciato la palla. Michelacci, quel bastardo. Cioè, ti sei pelagato un po' col pallone. No, cos'è successo? Cos'è che non andava? Non ci stai in piedi. Però dai, alla fine l'importante è aver portato a casa i 3 punti. Porto cazzo. Grazie Michelacci per i 2 gol. Grazie a voi. No, allora grazie Luca, tra l'altro uno dei protagonisti della promozione del Balsa. Benvenuto Luca Michelacci, e allora aggiunto ai ragazzi del Balsa Boggese, com'è stata per te la prima partita? Nuovo acquisto. Grazie a voi di avermi invitato a questo torneo, prima cosa. E secondo, bene, dai, l'importante è portare a casa il risultato, quindi ce l'abbiamo fatta. Ringraziamo Fabio Di Mauro. grande, mi piace un sacco. E niente. Vinto il campionato con Russi in Serie B, quindi andrai in A2, però indiscrezioni mi dicono che verrai a giocare al Balsa il prossimo anno. Cioè, così mi hanno detto. Le indiscrezioni forse non sono del tutto veritiere. Cavolo, io ci ho sperato per un attimo. Nick, allora che cazzo mi dici? Viene Michelacci l'anno prossimo, ti porto Michelacci. Ma parliamo di cose serie. Calaia torna al Balsa o non torna? Ah, fatecelo sapere nei commenti se secondo voi deve tornare deve o no. Potevamo vincere sicuramente con più distanza, sicuramente abbiamo meritato di vincere. Abbiamo rischiato, abbiamo vinto solo 2-1, però come prima partita ci può stare, il campo era difficile, quindi può andare bene così, le altre dobbiamo far meglio. Il campo non è stato il vostro aiuto, quello è stato chiaro soprattutto a fronte di chi fa futsal, chi fa questo sport a buoni livelli. La squadra invece come l'hai vista? Ti aspettavi qualcosina in più, qualcosina in meno? No, la squadra è forte, sicuramente dovevamo avere una partita per consolidarci, visto che abbiamo 2 giocatori nuovi con cui non ho mai giocato. Però no, la squadra mi piace, è una bella squadra e niente, serviva questa partita anche per affiatarci come gruppo. È un campo molto difficile perché è scivoloso e piccolo, quindi è anche difficile puntare l'uomo. Però adesso giocheremo la seconda partita nell'altro campo, quello sintetico, che mi sembra anche più grande. Anche una parte del torneo è doversi adattare a queste due tipologie di campi. Probabilmente 2-1 è un risultato che è restrittivo per i gol di entrambe le squadre. Direi che a livello generale le occasioni le abbiamo avute più noi davanti alla porta. Di pericolose abbiamo avuto di più possesso palla, quindi secondo me in generale abbiamo meritato di vincere. Sì, ti vorrei fare un'ultima domanda. Ti ho visto giocare molto al centro anche oggi. Spesso eri anche raddoppiato gli avversari, comunque ti stavano molto stretti, molto vicini. Hai tirato anche poco. Come vedi questa situazione e questi 2 punti di vista in comune? Sì, cioè questo è anche dovuto, come detto prima, al campo piccolo. Quindi sì, essendo le distanze molto piccole è facile anche raddoppiare e subito spostarsi nel campo. Dobbiamo muovere più velocemente palla, speriamo di andare un po' meglio le prossime partite. Allora andiamo a vedere come si comporteranno i ragazzi nella seconda sfida delle 11:30.
sono così belli a mezz'altezza. E ora si scende in campo. Allora sì ragazzi, ho preso il numero 11 in onore di Fabio, perché oggi voglio dimostrargli come si gioca a futsal. Qualora la partita si mettesse bene, anche per dare cambi e per dare fiato alla squadra in ottica fase finale, che ci auguriamo di raggiungere nonostante lo striminzito 2-1 della prima partita, divertiamoci. Ma cos'è che manca a Fabio che invece Antimo Di Mauro ha? Beh, innanzitutto una cosa su cui posso dire a mani basse che ho in più rispetto a Fabio: difensivamente sono più forte. Oh, eccolo qui, Abracalaia, il mio bro. Sei pronto per giocare al mio fianco? Sono carico. Facciamo vedere qualche numero. Sì, dai, io provo la bicicletta. Dai. Oggi ragazzi sbloccherò il primo obiettivo, bicicletta, nella mia nel mio torneo di Polesella. Ok, vai che la sblocco anch'io. Io c'ho l'esultanza, Nick. Qual è? Se facciamo di fare l'esultanza, che è questa. Ah, l'occhio nel triangolo. Ah, pensavo questa. Anche. E allora è tutto pronto per il secondo appuntamento di oggi con il torneo di Polesella, Snipe contro gli FD. Partita comunque che almeno non presenta casacche dall'altra parte, quindi riuscirò a leggervi finalmente, meno male, anche i numeri per avere più un'identificazione del giocatore. Ma è tutto pronto per l'ingresso in campo delle due squadre e purtroppo per fortuna la novità è che in campo, almeno non adesso, e vedremo se ci sarà dopo, ci potrebbe essere Antimo. E allora si parte! Michelacci. Sono carico, Fre, sono carico per il mio esordio. Lo vedremo, vedremo se parerà il campo e dimostrerà quanto quest'uomo sia carico. Intanto c'è il numero 11 che ha il possesso. Situazione un po' scomoda perché arriva anche Fabio in pressione. Si torna dall'11. Lazzo un pelo per servire il 33. Numeri un po' esotici per la squadra avversaria. 33-76. Sicuramente non sono numeri molto usuali. Giro palla. Numero 11 apre ancora dal 33. Michelacci va in pressione. Situazione scomoda per il numero 33 che però va via. Sguscia sulla fascia. Sprinta. Fabio adesso esce, rischia un po'. Trova il pallone e lo spedisce in out. Si prosegue, magari con un po' di confusione, vedremo come andrà a finire comunque la partita, l'evoluzione del match. Possesso per il portiere che prende metri, gli viene concesso dello spazio, se lo prende tutto e poi apre dal 33. Ecco il numero 11, controlla con il mancino, qualche tocco con il destro. Conduzione centrale un po' pericolosa, Michelacci ne approfitta, può andare al tiro, colpisce con la punta. Non soddisfatto anche lui della sua conclusione, non colpisce in maniera pulita, palla termina fuori. Arrivano le casacche, dunque non ci sarà confusione. Numero 10 va in verticale, Pozzi legge come sempre bene questa situazione. Ciocia! Ivan Pozzi, si propone Fabio in mezzo, Pozzi prova a servirlo, pare che non è lì e prova adesso a ripartire lo snipe, pressione di Fabio che mantiene lì il proprio avversario. È bella questa circostanza per l'FDM che forse non la sfrutta nel migliore dei modi, 2 contro 1 verso la bandierina, non riesce a recuperare il pallone. Ora lo snipe prova a ripartire, Pozzi spedisce la palla in out e si può assestare l'FDM. Ciocia. Bella palla per Michelacci, si apre lo spazio, Michelacci il tocco sotto, palla che termina fuori e Fabio non ci arriva. Bella l'idea di Michelacci, peccato perché è mancato veramente poco la realizzazione di quello che sarebbe stato un top goal. Fabio va in pressing, contatto con l'avversario, se ne va via il 33. Può aprire sulla fascia sinistra, cerca questa soluzione ma non la trova perché c'è Ciocia. 33 va via Pozzi, cerca il fondo, palla che non passa perché c'è Ivan Pozzi che scivola. Penso abbia segnato la punizione perché non è consentita la scivolata qua minimamente. Tiro verso la porta, Michelacci si oppone, poi lancia, calcia. Numero 11 sfida Michelacci, se ne va e il direttore di gara qua fischia, ma onestamente questa è una segnalazione un po' me. Allora Nick prende la profondità, Fabio viene verso il centro. Viene servito Fabio, che adesso può andare anche l'uno contro uno perché ha molto spazio. Uno contro uno Fabio, va via, va sul destro. Fabio pensa al tiro, lo trova. E qua secondo me mancava anche qualcuno sul secondo passo. Si può ripartire. Va al 33 che cerca il numero 76 che può andare al tiro, lo trova. E poi Nick Calaia si oppone, il tiro forse sarebbe uscito però. Dibby è molto attento a chiudere lo specchio, ad opporsi. Calcio d'angolo. Il numero 10. Va al 33, palla in mezzo, ma gioca veramente bene lo snipe. Giro palla per lo snipe. Calaia si oppone, commette fallo, toccando anche il pallone con il braccio. Punizione per lo snipe. Palla è salzata, Di Bitonto deve uscire, deve cercare di coprire lo specchio, situazione difficile. Il tiro verso la porta, Di Bitonto tocca il calcio d'angolo, ma adesso i pericoli diventano veramente molti per l'FDM che è un po' in confusione. Il 76 scarica dal portiere, chiama il giro palla. Si può andare anche alla conclusione, Fabio prova ad opporsi, il tiro verso la porta! E c'è il gol del vantaggio dello snipe, si può dire meritato per quanto si è visto fino ad ora. Non sta facendo una buona partita dell'FDM. Bello il gol, forse Fabio è un po' passivo in questa fase, non è riuscito ad opporsi, a metterci il piede, a metterci forse anche la cattiveria che sarebbe servita. Ed è dunque 1-0 per lo snipe. Pozzi esce, lo fa bene con i tempi giusti ma la palla rimane lì.
Calaia recupera, Michelacci può andare al tiro, Michelacci prepara la conclusione, serve Calaia, palla che rimane lì. Calaia chiama un fallo che non c'è, l'arbitro secondo me ci ha pensato anche, però concordo con la scelta di non fischiare. Adesso palla verso la destra, può andare anche al tiro numero 8 che si accentra, cerca la conclusione, trova adesso l'appoggio, il tiro, il gol del numero 10, 2-0 per l'FDM e continua nella confusione totale, in questo caso la squadra nera. Comunque effettivamente si capisce il concetto, troppi spazi concessi dall'FDM. Attenzione perché adesso c'è l'altra conclusione del numero 10, del 3-0 per lo Snipe. E qua sicuramente, anche in questo caso, mancavano sicuramente un po' di cattiveria oltre che coprire gli spazi giusti. E adesso veramente la partita si fa complicata per l'FDM che adesso avrà il timeout a propria disposizione. Totale confusione. Ivan Pozzi, Michelacci, cerca subito la reazione Michelacci che cerca il mancino, non lo trova. E attenzione che c'è lo spazio anche per il 4-0. Calaia va in pressione. Di Vitonto va giù, Calaia usa anche un po' le mani, bravo, quasi di esperienza Calaia a prendersi questa rimessa laterale e a ripartire con Pozzi, Ferrante, lo scarico per Michelacci, Michelacci ha tanto spazio, difende basso lo Snipe, palla per Calaia, Calaia si accentra, Calaia, il tiro verso la porta, casca a terra, il tiro di Michelacci rimane lì e poi raccoglie il portiere, si può ripartire, attenzione perché è 3 contro 1, Pozzi deve fare il lavoro per 3, palla allargata sulla destra, sulla sinistra, il tiro verso la porta e Di Vitonto si oppone, altra occasione per lo Snipe che prova ad andare via. Questa situazione però bravo a rinvenire Michelacci e ancora una volta però il pericolo per l'FDM c'è stato, bravo Di Bitonto che non ha avuto neanche particolari colpe sui gol. Adesso tiro verso la porta, palla vicinissima al palo, termina sul fondo. Di Bitonto, palla verso Calaia, ci arriva Calaia, Calaia col tacco, abra Calaia, una magia delle sue, la palla di Bitonto è fantastica, il controllo di Calaia anche. Per non parlare poi dell'eccezionale colpo di tacco e 3-1, la partita non è chiusa, ci mette la firma. Nick, Abra, Calaia, palla al portiere. Lancio lungo, sponda, Di Vitonto blocca. Chiama il pallone Calaia, Di Vitonto lo trova ancora una volta, traccia verso Calaia che poi non trova un controllo felicissimo. Ora prova ad uscire lo Snipe, la finta, e qua un numero pazzesco da parte del numero 8 che si conquista la rimessa laterale. Pozzi si oppone con il fallo ed è il quinto, se non erro, meno questo segnale di direttore di gara. Guizzo del numero 8 che cerca il destro, apre dall'11, palla centrale sempre dal numero 8 che può andare anche al tiro. Deve si dare Pozzi, trova la conclusione di Bitonto, attento, para e blocca in due tempi. Numero 11 adesso cerca di andare via e anche la conclusione la trova, trova anche l'opposizione da parte di Ivan Pozzi. E sia il numero 11 che va via, il tiro verso la porta di Bitonto, para. Tutto troppo facile però, Calaia prova ad andare via, palla che termina in out. Ha giocato già Calaia, che serve subito Fabio, altro colpo su Fabio. Calaia va via, serve Fabio che adesso può scambiare, dentro da Calaia, Calaia, para il portiere. Si trova il pallone quasi dietro la schiena, bello lo spunto da parte di Fabio, bella la palla verso Nick che non è riuscito a concretizzare perché la palla comunque era effettivamente un pizzico lunga. Prende metri Cioccia, sterza, Fabio sulla sinistra. Deve sfidare i due avversari, prova ad andare via, Fabio cerca il tiro, deviato, calcio d'angolo, difficile fare di più da lì, non aveva neanche così tante soluzioni secondo me. Lancio lungo, palla verso il 76 che cerca una girata improbabile, adesso Di Bitonto deve subito dare via all'azione offensiva, cercando Calaia che protegge il pallone, Calaia cerca di girarsi, l'avversario è bravissimo però a chiudergli il destro, a chiudergli il piede forte, prova a ripartire il portiere, palla lunga verso il 76 che prova adesso a sfruttare l'occasione per realizzare il 4-1, palla dentro, Michelacci tocca, Di Bitonto. Calaia deve difendere questo pallone, cerca e trova Fabio, uno contro uno, Fabio va via, Fabio va sul mancino, il tiro di Fabio, esterno della rete, Cioccia, Calaia cerca e trova Michelacci, Fabio va sul secondo palo, Michelacci temporeggia, perde anche un tempo di gioco forse Michelacci, adesso un po' difficile gestire questa situazione, Michelacci tocca sotto palo, palo di Michelacci, ancora Michelacci insiste su questo pallone. In tre fanno una gabbia sul numero 10, Calaia va in pressione, Calaia deve rallentare, commette fallo. Chiamano il sesto fallo, quindi in teoria sarebbe tiro libero. Ed è tiro libero infatti per lo Snipe. Ora può andare il numero 10, che va verso la porta, Di Bitonto si oppone, palla che rimane lì, Di Bitonto raccoglie. Ma non c'è tempo per invertire il senso di questo match, vince lo Snipe, vince per 3-1, partita giocata piuttosto male dell'FDM che non riesce a portare a casa il punteggio. Risultato sfavorevole, forse anche un po' di superficialità in questo match, partita forse anche un po' sottovalutata alla vigilia. Questo ha portato sicuramente i ragazzi dell'FDM a non disputare una partita eccezionale e a perdere questo incontro. E allora niente, la seconda partita ragazzi non è andata benissimo, ma adesso speriamo di fare meglio nelle prossime competizioni, vero Fabio?
Sì, speriamo di far meglio, la scorsa abbiamo giocato male. Cioè che poi secondo me non siamo andati male a livello di squadra, però a livello tattico siamo stati disastrosi ed è un paradosso per una squadra di futsal, è la cosa che dobbiamo riparare di più. È più difficile giocare contro squadre da calcio 11 perché giocano in modo più imprevedibile, diciamo, e comunque abbiamo sbagliato. Siamo a pressare troppo. Eccoci dunque arrivati al termine di questo primo filmato, di questo primo giro delle gare di qualificazione. 3 punti, una vittoria di misura per 2-1 e una sconfitta per 3-1 invece. Come l'hai vista e soprattutto come è arrivata il giro di boa di questo girone? Sì, le prime due non sono andate benissimo, sia la prima che la seconda. Sicuramente dobbiamo fare meglio quelle che vengono dopo. Siccome possiamo sicuramente far meglio, stiamo ancora consolidando la squadra e abbiamo avuto qualche difficoltà anche dovuta al cambio dei campi, quindi ci stiamo adattando e penso che faremo meglio le prossime. Tra l'altro per colpa vostra io non sono neanche potuto entrare nell'ultima partita, mi ero cambiato, volevo giocare, non ci sono riuscito, ero già lì per fare la mia esultanza, ma niente. Sì, allora più che altro io nella seconda partita ho visto poca compattezza, non ho visto una squadra molto ordinata e magari non te l'aspetti nemmeno dato che poi molti di voi giocano e hanno giocato quest'anno insieme. Dunque cosa è dettato magari questa poca compattezza? Cioè dai campi che sono completamente diversi da quelli a cui siamo abituati. Vabbè, quello sintetico ovviamente, ma anche questo piastrellato, cioè non è un campo, è un campo in cui si scivola, è molto piccolo e quindi dobbiamo adattarci anche noi che abbiamo giocato insieme per molto tempo. Inoltre ci sono anche 2 nuovi innesti, quindi che sono comunque cose da migliorare nelle partite a venire. Allora noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. Siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi fatevi sentire con le iscrizioni e raggiungiamo questo traguardo. Tra l'altro ovviamente lasciate mi piace al video, commentate, condividetelo. Noi ci vediamo con un prossimo video per vedere come andrà avanti questo torneo. Ciao ragazzi. Ciao.